Ok, aspettate un attimo, siamo in ritardo. Però non chiudete, aspetta, aspetta, mi sembra di vederlo. No ragazzi, eccomi, scusate, stavo mettendo il mio bel brutto maglione di Natale. Stavo anche pensando al cenone, visto che quest'anno siamo tutti un po' più soli, sinceramente sono un pochino indeciso su cosa preparare. Io ti consiglio una bella carbonara vegana, se vuoi ti mando la ricetta. Ma almeno possiamo brindare, no? Perché io ho le birre, parecchie birre. Ok, allora potremmo... Anzi, prima aspettate, perché la gente mi chiude sempre i video dopo i primi secondi. Quindi dobbiamo fare qualcosa che tenga alta l'attenzione, ma così, subito. Scusa, Simo, cosa faccio? Sparo un ciao raga fortissimo? Ma se sentissi questa casa di produzione? Allora, idee belle, però magari perdo un attimo il focus, perché questo video deve essere uno special di Natale. E se le serie TV mi hanno insegnato qualcosa, è che gli special di Natale sono cantati. Quindi qualcuno per favore mi riesce a intonare un do. 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 Bello, eh? Però magari... Ok, ce l'ho. Visto che tutti vogliamo bei ricordi, potrei dare qualche consiglio su come fare delle foto fighe anche a Natale. Intanto non usare un grand'angolo, perché sennò... si vede che siamo da soli. Le basi. E visto l'anno appena trascorso, eviterei foto di natura morta. Timo, ma hai parlato anche del nostro negozio Epic Surprise? Ma no, non è il momento, non in questo video. Questo detto che è uno special di Natale. Ed è special perché voglio farvi un annuncio. Che fai, ti quoti in borsa? No. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito. E sì, sto perdendo tempo perché non so proprio bene come dirlo, così diretto in camera. Non lo so, voi che dite? Vai Simo, vai! Ok, allora prima faccio giusto una piccolissima premessa. Magari voi avvicinatevi. Ah ok, non potete, mi avvicino io. Allora, il canale, così com'è, non è che stia andando proprio come previsto. E l'unica idea che mi è venuta è stata questa: lanciare un gruppo che sperimenti delle cose che mi sono venute in mente e che adesso vi spiegherò su Patreon. Aspettate, vi spiego il perché, sennò non c'è motivo per farlo. Io lo faccio. Sì, anche io lo faccio. Sì, sì, ma ovvio. Ah, ma ragazzi, grazie, cioè così sulla fiducia. No, perché ci sarà anche una cifra, per quanto simbolica, che... Qui in Calabria diciamo, compra caro, gasta in paro. Ok, ma infatti cos'è Patreon, perché ci interessa e cosa vuol dire? La homepage del sito dice praticamente tutto quello che ho iniziato a pensare da un po'. Il sistema, in questo caso YouTube, non è a favore della creatività. Funziona sulla base di algoritmi, cioè vuole che pubblichi tanti video con un watch time alto a quest'ora. Quindi algoritmi e non idee. Funziona sulla quantità e non sulla qualità. E altre menate così e cazzo è quello che penso io. Sì, perché dovete sapere che negli ultimi 3 anni, nel mio percorso da creatore di contenuti sul web, ho trovato persone straordinarie e indipendentemente da quante views o iscritti hanno. Persone che pensano in modi innovativi, positive, che mi ispirano. Gente che si mette in gioco e che segue i propri sogni. Nel corso degli anni io mi sento sempre più lontano dalla media. E per la prima volta nella mia vita ho trovato persone che hanno il coraggio di essere chi vogliono essere. Cosa che a me sinceramente è mancata per un bel pezzo della mia vita. Ho sempre avuto paura a far emergere i lati più particolari del mio carattere e mi sono lasciato andare solo con pochissime persone. Ah, ma quello anche io. Con gli altri evitavo infatti opinioni o comportamenti che potessero attirare critiche, ma soprattutto non volevo mostrare i miei punti deboli. I miei lati più spigolosi, diciamo, forse per provare a piacere a tutti. Ma quello è impossibile. Questo finché non ho iniziato a dire, proviamo a mettere qualche video online. Video che erano e sono tutt'oggi tutt'altro che perfetti, eh. Guarda, non dirlo a me. Ok, comunque, per farla breve, ho deciso che dobbiamo per forza unirci. Fare una sorta di fusion, non so se avete presente. E proprio a proposito di Dragon Ball, ho infatti pensato a 3 livelli per partecipare a questo progetto. Saiyan, Super Saiyan e Super Saiyan God. Sento già che si sta per sprigionare un'aura potentissima. Io voglio creare un impatto, cazzo, e devo essere onesto, adesso non ci sto riuscendo.
non da solo e non come vorrei. Con ognuno di questi livelli darete quindi un segnale e vi toccherà anche partecipare attivamente. Dovremo sperimentare. Sperimentare, vi ricordate, non per far felice l'algoritmo, ma con l'obiettivo di creare contenuti che lascino qualcosa. Ancora non ho trovato il video che lo faccia, ma il modo migliore per capirlo è fare tante cose diverse finché troviamo quella giusta. Ma lo faremo insieme, con una chat dedicata, con delle live call mensili dove parleremo di cose, dove si creeranno spontaneamente, penso, delle collaborazioni. E ognuno parlerà delle sue idee per dei contenuti che spacchino e che abbiano un impatto su chi ci sta guardando. Voglio proprio ascoltare quello che avete in mente come format, idee. Tra l'altro anche i brand sarebbero sicuramente più interessati a un collettivo creativo. Ah, e poi ho in mente due format di video specifici per chi entrerà. Secondo me faremo una figata. Oh, io sono sul sito adesso e vedo che qualsiasi livello è gratis fino alla fine del 2020. Ma dai, zitto che magari ho sbagliato. Ma no, tranquilli, è fatta apposta. Potete iscrivervi gratis fino a fine anno. Così intanto vedo chi c'è, vi parlo di tutti quei progetti e quei format che hai in mente e vediamo cosa ne viene fuori. Insomma, arrivati a questo punto devo sapere chi di voi ci sarà, perché da questo dipenderà anche il futuro del canale e del tipo di contenuti che porterò. Io la vedo come una sorta di crowdfunding per un progetto che ci coinvolge. Quindi spero veramente di vedervi a bordo. Adesso torno a cucinare e lo farò urlando un ciao raga, preparando la carbonara con delle birre. Ok, forse mi sono perso, meglio rimanere sul classico. Vi faccio veramente tanti, ma tanti auguri. Auguri! 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 Di buon Natale. Oh, e se il 2021 dovesse andare male, ci tocca aggiornare questa. Dopo taglia questa parte. In fondo lo sai che sono tutte quante persone alla mano. No. Sì, sì. Ciao. E dai, vai Simo. Tre, due, uno, via. Uno, due, tre, ciak, ti gira. Sento già che sta per sprigionare un'ora potentissima. E con questo vi saluto. Intanto non usare un grand'angolo. Ma certo, Simo, e perché devi urlare? Ciao raga, ciao raga fortissimo! Che fai? Ti quota in borsa? Cercherò di entrare nella parte. Penso che te ne ho fatti abbastanza, spero che ce n'è uno giusto. Ma... Simo, cosa mi fai fare?